Eh sì, rieccomi, sono tornato. Salve a tutti e benvenuti in live. Siamo qui su GTA 5. Siamo tornati su Los Santos Live Italia. Perfetto. Ottimo, perfetto. Siamo qui davanti al Mojito Inn e vediamo un po' che fare oggi. Che cosa lavorare un po'. Vediamo un po'. Ci ha chiamato Gennaro Pizza proprio secondi fa, prima che saltasse la live. Ho detto di richiamarmi tra poco. Adesso lo richiamiamo, sentiamo un po'. Ah, perfetto. Non so che cosa voleva. Vabbè, il monitor è aperto, però bisogna aspettare che arrivi qualcuno. Ok, vediamo un po'. Intanto aperto qua, vediamo un po' la economia. C'è nessuno, mamma mia. Innanzitutto ci prendiamo tipo solo. Allora, se via, andiamo a travasare un po' di roba. Nel magazzino. Sandy. Non c'è messaggi persi, no. Perfetto.
Oppla, andiamo dentro al magazzino. Centoquaranta. E questi me li porto su. Ehi! Ciao! Buongiorno. Come Niente, mi ero incontrato per Zopito per farmi dare un po' di pesce. Stavo va? venendo da te, mica ce l'hai qua in magazzino un po' da là. Mi servivano, non so, 5 di pesce e 5 fettine di carne. Grigliato? Eh? Grigliato? Sì, pesce ce l'ho in magazzino, appena messo. No, da mangiare. Eh sì, appena messo. Vabbè, stavo travasando un po' perché ho il magazzino Ah, pieno. Mi entro. ti ho visto a volo, ho detto sicuramente lei. Fanne 10, Qua. dai. 10. Ecco Eh sì, tanto li metto in magazzino. qui. Ok. Oggi c'è l'offerta, 130 dollari invece che Sì, 150. ho letto l'email. Se ti fermi a bancomat ti dai i soldi, Sì, dai. va bene. Vabbè, basta che fai un bonifico al 24. Ah, 24, ok. Quant'è? 10, 100, 130 per 1300. 1300. 10. Ah, poco poco. Sì. Grazie, Elisa. Grazie a te. Sempre più bella, complimenti. Grazie. Ah, mannaggia. Oppla. Oppla, tu le lasci, le cambi colore, cambi? O lo lasci nero? lo farò o arancione o lo farò azzurro, però mi hanno detto che azzurro no, Azzurro che è non si vede la bruttino. striscia qui. Non so, un verde acqua, qualcosa di Fai carino, che mo fare, vediamo. sì. Va bene allora. Tu che mi consigli? Vediamo. Vediamo, Arancione secondo me non è male su questo furgone. vediamo, vediamo. Un Arancione non è male. bell'arancione. Sì, esatto, arancione. Arancione non è male. Ma alla fine sembra un mezzo da lavoro. Sì. Vabbè, fermiamoci a Vabbè. bancomat Sì. Al 24. 24, sì. Fallo Ok, pure, non 16. c'è bisogno, se mi fido di te. Ciao, ci vediamo. Ciao ciao. Ciao. Oh, sì, 24, codice fiscale 24, sì. Là. Gennaro pizza, vediamo se l'ho qua, se no. Ah, mamma, quanti numeri che c'ho io. Arrivati. Arrivati. Grazie. L'economia è cambiata, in positivo, ancora no, vediamo. Cambia da qualche secondo, cambia. Cinquantasei e 62, una merda, mamma mia. Non lo so, la chat è ancora viva? No, non c'è più, ma...
butta. Perfetto. Cento, allora, 100, ce ne sono 130, sono 230, 230, 250. Vabbè, e poi gli altri 20 di carne. Esatto. 20 di carne e 120 di pesce. Ok. Mettiamo in magazzino. Ottimo, perfetto. 200 pezzi e 200 pezzi di carne. Ho un sacco di lavoro da fare. Ancora 3 minuti di sazietà, quanta carne ho mangiato? Boh. Comunque signori, per chi non l'avesse visto, sono titolare del Mojito Inn, vedeteli. Taira è partita. L'RP Taira è partita per la tornata via dello Santos. E quindi il Mojito, dato che io avevo partecipato al 25% per comprarlo, è diventato mio ora. Guido malissimo, tipo se mi ferma la polizia mi ritira la patente, era come guida. Però perfetto, 20, devo portare altri 130 pezzi.
Bisogna andare a prendere altra carne. 130 pezzi di carne. Così mi ho liberato un po' la cassa qua. Oddio, che comunque. Cazzo era? Zopito. 130 pezzi. 150. E ora porto altri 100 pezzi. Pronto, Gennaro? Senti, adesso proprio ho sentito Giove e niente, ti sto portando la consegna, tu ci sei? Adesso? Eh sì. È un po' un problema perché non c'è posto. Come dobbiamo fare? Più tardi. Più tardi, più o meno quando? Pomeriggio sera. Calcolo che io dalle 4, diciamo fino alle 4, 5, 6 e mezza non ci sono. Vabbè, si può fare anche dopo, cioè anche stasera, se ho in caso. Cioè, il problema è che ora proprio non c'è posto, non c'è proprio posto nel magazzino, quindi devi darmi Ho tempo di poter capito. sistemare un po' il magazzino del Mojito e vendere un po' qualcosa e poi dopo ti chiamo. Ora proprio forza no, ora non ce la faccio. Ho Va tipo solo bene, 100 kg di spazio, ci sarebbero, cioè, ci starebbero solamente 100 pezzi e no, basta. vabbè, no, facciamo tutti insieme che Sì, ci togliamo il esatto. pensiero, Va capito? bene, cerco di organizzarmi un Vabbè, po', ci ti chiamo. aggiorniamo oggi, mi Va fai sapere, bene. dai. Ok, Ciao, 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 ciao. ciao. Non so più se mi scrive. Un attimo, Gennaro. MCDEF. Gennaro, un attimo. Pezzi, giusto, portate? Dimmi, Elisa. 300 pezzi, giusto, portate? Allora, sono mojito in, sì, 300 pezzi di Perfetto, va bene, ok. glutammato. Perfetto, ok. Mi fai sapere tu Ti faccio allora? sapere, sì. Va bene, grazie, Ciao, ciao ciao. ciao. Ciao, ciao. 300 pezzi, quindi ho zuppito, li devo ordinare 150 pesci. 150 pesci. Ma non ora, non ho posto.
Nel magazzino della vera. Chiamo Orlando, vediamo un po' che sta facendo. Orlando? Pronto, figliuolo? Ciao. Allora, passi a un mojito che ci Sei vediamo. mojito? Certo, assolutamente, vengo lì a fare colazione allora. Va bene, allora, io ti aspetto qui su, eh. Va bene, tra Quando poco, ciao. arrivi? Ma non so, 5 minuti massimo. Va bene, no, perché devo passare un attimo al magazzino giù a Sandy. Va bene, allora ci vediamo su tra 10 minuti, ok? Va Una bene, pausa, ciao ciao ciao. ciao. Zobito. Stasera. Pomeriggio. Quanto si stressa Elisa per questo lavoro? Tantissimo. È incredibile proprio di quanto lavoro abbia da fare con questo business. Andiamo a prendere altri 100 pezzi di carne. Apri 100 pezzi, tac, pieno 150, 250. C'ho con la macchina adesso. Quanti magazzini che ci sono qui?
Andiamo un annuncio. Se ne arriverà ancora qualcuno, tanto un attimo in bagno. Perfetto. Siamo un po' qua e aspettiamo un po' di persone. Aspettiamo. Buongiorno, 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 buongiorno. Come va? Tutto a posto, tutto a posto.
Bene, adesso ho finito di pescare, mi sono venuto a prendere un po' di bistecche. Ah, bene, quante ne vuoi? Dammene 10. Oggi c'è l'offerta speciale, non so se hai visto. Ho letto l'annuncio. Infatti ho letto l'annuncio, ho detto Elisa sta sicuramente al mojito, vado subito. Sì, infatti ho fatto un po' di giri, magazzino, mojito, perché dovevo sistemare un po' di roba. Sì. 1300, giusto? Esatto, ecco qui. Grazie. Grazie a te. Come va? Tutto bene. Hai svuotato un po' sto magazzino? No. Da ieri oggi poche buone offerte al Loyal Tool. Ah, brutta. Prezzi brutta molto offerte. Bassi già. Ma tu quanto lo vendi? Per te quanto è alto? 90 in su. 90 in su. Allora. Mo sta altissimo, mo puoi vendere. Eh? Mo sta altissimo. 35 e 54. Così alto, guarda che vento ricca. Io ho l'acqua di strada 19, forse vado a fare un giro che sono rimasto senza soldi. Vabbè, vai. Allora. Ci vediamo. Oh, è lì. Buon lavoro. Buon lavoro anche a te, allora. Spero che svuoti. Sì, ma penso che entro pomeriggio sera ce la faccio, dai. Ma che ora è il processo stasera? Non ne ho idea, ho letto ieri un annuncio pubblicato dai giornalisti, ma non so. Perché vorrei fare prima il processo o dopo il processo? Cioè, vorrei vedere anch'io cos'è questo processo. Vabbè, poi vedremo. La paranza, ho letto. Sì, ho visto. Va bene. Vuoi sapere chi sono la paranza? Sì, alcuni penso di saperli, ma altri no, non lo so, non ho parlato. Oh, Orlando! Ti ho incontrato in mezzo alla strada, fermo. T'ho suonato, Ma ti ho visto, suonato anch'io, non capivo che cosa volessi, pensavo che volessi farmi il male. No, stavo fermo in mezzo alla strada, pensavo che ti sei sentito male. L'età ci sta. Ma ho sentito che dicevate paranza, non paranza, mi ha detto che c'è qualcosa in tribunale stasera. C'è il processo stasera, ho visto l'annuncio dei giornalisti. Scusa, ma questi ieri qua della paranza chi sarebbero di preciso? Ma penso... Scusami giovane, non ho fatto una cosa importante. Vai in bagno. Abbraccione, scusa. Abbraccione. Vabbè, io vado al lavoro. Ciao Zopito, ci vediamo. Ciao. Ciao Orlando, come stai? C'ho tantissimo, mi sei mancata io, ma abbastanza. Che occhiali c'hai? Sai che ti piacciono? È per glorificare l'America, sai no che c'ho origini italiane io. Sì. Sai che ci sono delle cose che pensano che se vieni da un altro paese sei stronzo, quindi io per sicurezza faccio vedere che sono americano. Niente, va bene. Sì. Comunque, volevo dirti che ho appena scoperto che c'è Salefino, lo conosci? Mm-hmm. Ecco, lui ha appena detto ai giornalisti che noi siamo una famiglia di criminali. Ma? Ecco, ma ci sono due sceriffi nella famiglia. E dice in giro che questi che i tuoi fratelli, i miei figliuoli, il tuo fidanzato incluso, dice che sono tutti corrotti e sotto i criminali. Sì. Ma ne hai parlato con gli altri? No, l'ho appena scoperto questa cosa qua che Salefino ha fatto. Direi che sia il caso di... Ha parlato con il giornalista, l'ho detto che ci parlava. Il giornalista, è vero. Sì, ci ho fatto due chiacchiere molto amichevoli. È stato carino e ha detto anche che ritira le denunce. Perché mi ha fatto delle denunce senza senso per stalking. Diceva che lo seguivo con Tornado. Sai che bene che con Tornado io giro un po' a caso, non è che vado a seguire le persone. Lui pensava che volessi minacciarlo, che lo odiassi, cosa che assolutamente non era vera. Ma niente. E quindi niente, ho dovuto parlarci come si deve. Mi hanno dato anche questo, l'hai letto, aspetta, te lo do. Non potevo avvicinarmi a lui e io gli ho detto: senti caro, uno, io non ti ho mai minacciato, due, non ho intenzione di farlo, tre, non mi rompere il cazzo, potrei cambiare idea. Quindi gli ho detto, dato che c'ho mia figlia Lisa che è al mojito e mia figlia Scarlett che è al tequila là, se non vuoi trovarti precluso all'interno pubblico, all'interno di alcuni locali, sarà meglio che fai capire che io non ti ho mai rotto le scatole. Letto.
Stavo leggendo. Cioè, sì, sì, non ti preoccupare, quindi capito. Gli ho detto di ritirare la denuncia perché altrimenti c'è questo problema qua dell'ordine restrittivo. E io voglio che decada. È un po' un problemuccio questo qua dell'ordine restrittivo. Vabbè, ascolta, mi fai due belle bistecchine come mi fai, tanto vado a cagare. Vai, vai, vai. Aspettiamo Orlando che esca dal bagno. Cagato bene? Mamma mia, che roba, che soddisfazione. Sei pulito? Sì, sì, mi sono pulito il culetto su, lavandino. Sì, 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 poi dopo pulisci tu. Volevo chiederti, ma hai saputo di Tyra? Non sai che è stato chiuso in questo periodo? Il mojito. È certo che lo so. Ti dispiace che sia andata via Tyra? Un po', dai, diciamo che... Dai, diciamo, si capisce che non te ne frega un cazzo, sono più soldi per te, l'ho capito. Non è vero! Allora, diciamo sì, che un po' già, mi dispiace anche perché... solo il fatto che tu ti sia messa a ridere adesso mi fa capire che non te ne frega proprio un cazzo di niente. No, no, allora, diciamo che sicuramente mi mancherà perché Tyra, diciamo, era la mia amica, ecco, anche mia socia. Però ovvio, ecco, cioè, il monitore è stato mio, diciamo, ovvio che sono anche contenta di questo fatto, ecco, diciamo che... Cioè, tu tipo, quando ti è arrivato il messaggio di Tyra che ha detto, guarda, adesso non posso più lavorare libero, vado a New York dentro la tua tasca senza dire blip 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 tutti i soldi. No! Sì, sì, come nelle sale slot. No! Un po' mi sono preoccupata, inizialmente un po' mi sono preoccupata perché... Avevo paura riguardo al passaggio di proprietà del locale. Poi dopo un po' dispiaciuto perché se n'è andata via. Però alla fine ovvio sì. Ovvio che sono contenta perché cioè ora è mio, il locale è mio, solo mio, cioè, però un po' mi dispiace perché era anche la mia amica, ecco, cioè. Capisco, guarda, l'importante è che sia tornata tu. Adesso magari se avrai bisogno di assumere della gente qua che ti dia la mano, comunque hai la possibilità di decidere tutto te e sti cazzi di Tyra. No, Marina. Sì, no, più che altro sai cosa? Mi dispiace che c'era sempre un bel culo da guardare qua al mattino. E adesso non c'è più, già. No, adesso c'è il tuo, però nel senso... cioè, se già fai il cesto con Borrelli, che è mio figlio ed è comunque il tuo fidanzato. Se poi arriva anche il papà sclerotico che guarda il culo alla figlia... Cioè, nel senso, allora, posso chiederti un favore? Vai, parla, parla. Mi ero segnato una cosa qua che avevo pensato mentre eri via. È da un po' che non fai sesso con Borrelli, vero? Non ne sono, ecco. Allora, potete farvi un video e me lo mandate la prossima volta, così... Me l'ho segnato qui, esatto. Cosa? Chiedo di fare il video di Lisbon. Esatto. Vorrei che mi faceste un video porno. Ma no! Sì, me lo potete mandare. No, ma che cacchio di storia è questa, no? Sì, 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 che così non... Vabbè, senti, ho capito. Allora, dimmi la prossima volta che fate sesso che vi vengo a vedere e faccio il video io. No, non te lo faccio, allora, non te lo dico, no. Sesso Elisa e no, stasera? Non te lo dico, no, non te lo dico, è l'ingresso. Stasera, stasera, già che mi dici non te lo dico, capito, stasera. Stasera, Ale, fate sesso solito a mezzanotte? Ma se lui arriva in città a mezzanotte.
ieri io ci da mezzanotte. Dove lo fate, sesso? Non te lo dirò mai. Qui dentro? No. Fammi vedere se ci sono rimasugli di no. Borrelli in giro. Se trovo degli schizzetti bianchi, capisco. Ma, Orlando... E controllo qua dentro che di sicuro sarebbe schifo, un po' fatta. No, sarebbe, no, no, non sarebbe proprio consono una cosa del genere. Cioè, mi mandano controlli igienici sanitari, mi chiudono il locale. Vediamo qua se ci sono delle sborrate. Ma? No, qui no. Cioè, qua parebbe di... Orlando. Dimmi che è salsa yogurt quella sopra le bistecche perché... Sì! Ah, ok, no, perché se mi trovo delle cose così sopra le mie bistecche... Ma per favore, mangiando... ma ti pare e che sto mangiando gli ipotetici figli, miei nipoti, quindi figli di Borrelli dentro la bistecca, ti pare piago? Che, ti pare che io e lui ci mettiamo a fare queste cose qui, in questo locale, dove tutti possono vederci e possono entrare? Sì, esatto, penso proprio questo. In realtà no, io ti ricordo che ho una casa, quindi... Abbiamo tutti una casa adesso. Ecco, hai comprata la casa? No, più che altro c'è la casa della famiglia Cecchetti adesso. Io c'ho le chiavi. Cioè, io non c'ho le chiavi. Tu cioè, ma chi è che ha le chiavi di quella casa? Perché io non ho le chiavi? Io, Scarlett e Willy, ho le chiavi. Ma posso avere anch'io le chiavi? No. E per quale motivo? Conoscendo ti potessi fare cazzata. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che se io adesso voglio andare a casa della famiglia Cecchetti... Ne nasci per forza con Willy, me o Scarlett? Vi diseredo! No! Sì. Orlando, guarda qua, guarda, allora, un attimo. Detto? Non mi sembra il modo. Ascolta, Elisa, io... Vado... Eccole qua le chiavi. No, le metto in tasca. Dammele! No, aia! Te le prendo io. No, sono qui in tasca. No, 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 no. No, via. Cazzo! Ridammi le chiavi di casa! No, aiuto! Andiamo da qui. Lo vedo nel magazzino. Messo nel magazzino. Le chiavi! Aia! Le ho chiuse a chiavi dentro il magazzino adesso. Sì, più che un magazzino mi sembra che ci sia della spazzatura, qua, proprio qua in mezzo devi metterlo. Sotto? C'è un magazzino. Ah, è sotto il mobiletto. Però è chiusa a chiave, non può aprirlo. Va bene, voglio preparare i documenti per diseredarvi tutti. A parte quanti. Che non hai ancora fatto i documenti per la mia adozione, tu non hai ancora fatto. Qua a proposito, se vuoi, io in realtà ce l'ho a casa, ce l'ho il mio camperino, se lo vuoi. Comunque ho visto la cantina, Sì, hai visto il maestro di Scarlett? Hai visto il maestro di Ma Scarlett? Ma entra dentro che fuori piove. Ho visto tutta la cantina, la sala degli attrezzi, la sala delle torture, no, la stanza delle armi. Non sentiamo niente, forse... Ma... Erano robe del vecchio proprietario, tutto al più. La tua stanza è quella delle torture, vero? La tua stanza dove tu ti torturi le persone? No, io non ci torturo niente. Non devi neanche pensarle neanche dirle queste cose, ok? Sì. Non mi permetterei mai di fare queste cose. E allora di chi è quella stanza? Cosa, che senso? A chi la diamo quella stanza dei figli o dei parenti, ecco? Non so, adesso ci dobbiamo ragionare, magari quando abbiamo qualche altro. Va bene, va bene. Quindi vai via adesso? Sì, adesso sì, devo andare a vedere, sistemare un po' le cose del camper. Al camper, vabbè. Sì, sì, ci aggiorniamo. Ciao, bene, cara, ciao. Alla prossima. Non c'è paletta, non c'è proprio nessuno, mamma mia. L'economia.
Aspettiamo il cambio dell'economia e vediamo un po'. Che brutto tempo, madonna. Adesso cambia l'economia. Willy, ma... Pronto? Ciao, Ciao, come come va? sta? Bene, sì. E Tutto bene, dobbiamo parlare. tutto bene. Perché? Che è successo? E ieri ho parlato con Cass, si chiama, non mi ricordo mai il nome, il fratello numero 4, il capo sceriffo. Sì, che è successo? Dobbiamo parlare adesso. Dove sei? Io sono al mojito, ma penso che forse se cambia l'economia vado dove tu. Ah, ok. Quindi ti Fammi vedere. informo dove Fai una ti... cosa, posso anche io prendermi un po' di birra, che magari cambia l'economia, vado Sì, anche esatto, il anche se giorno poco dopo. cambia, mi sa, l'economia. Ah, ok, allora facciamo così, vado Al al tequila, tequila e ok. poi Se ci l'economia è risistemo là. buona ci becchiamo noi tool, se Sì. Ok, no... Boh, vediamo. va bene, Ok, ciao ciao. ciao. Di carne è una merda, bicchiere è una merda, che schifo. La birra chiara invece ce l'ha bella, lui va a fare in gulu. Non riuscirò mai a vendere. La birra Pronto? chiara 97 Ah, è hai. cambiato adesso? Sì. Io Ok, allora ci vediamo invece è là. una Vabbè, merda, quindi io passo lì solo per vieni parlare. comunque là con Sì, va me. bene, Ok, ciao ciao. ciao. Oddio. Mannaccia. Signora! Signora! Mio Dio, mi sa che... Boh. Perso i sensi. Arrivederci! Io non ho lavato niente, non c'entro nulla! Oddio.
Grazie mille. Strash, grazie mille per il ride. Ma no, ragazzi, mi tutti scusate, non sto guidando, adesso mi fermo un attimo, vedo un po' tutto, vi ringrazio tutti, grazie. Grazie mille, Davide J2006 per il follow, Blue Califfa, grazie per il follow. GT Grizzo, grazie per il follow, Leo Ruto, I'm Simo, Profe, Madonna quanti si... Madonna, vedete proprio Francesco Montagnin, grazie per il follow. Sizer Flame 01, grazie per il follow. Pierale, grazie per il follow. GHB420, grazie per il follow. Imnotandre, grazie per il follow. Grazie mille. Oddio, che cosa ho fatto? Vabbè. Madonna, grazie mille a tutti, grazie a tutti per il follow, grazie mille. Ora devo parlare qualcosa serio con Willy. Grazie mille anche a Drerick8242 per il follow. Quando vai a fare con Morelli, eh? Grazie mille, sta c'è ancora buona pappa. Vai a fare la pappa, bravo. Lo farò quando... Boh, mai. E... Sizer Frame 01, posso sapere che hai fatto la femmina in GTA? Perché è una storia lunga, magari un giorno lo spiegherò meglio. Diciamo che il motivo vero e proprio è perché che quando ho iniziato a giocare, GTA, ma perché continua a fare gli alert se non c'è nulla da fare? Cos'è che ha? Chatbox, alert box, questo, mutiamolo, vediamo se lo fa. Ok, perfetto. Sì, Ecco, parliamo. viene che si sentono, intanto non penso sia un Vabbè, problema. tanto al massimo lo mandiamo e cacciamo. No, poverino, lasciamo vendere che c'è la birra a buon prezzo. Anthony, è vero che quello E che tu perché quando ho iniziato a giocare senti io GTA su questo muore? server qua c'erano pochissime femmine, tipo È una, un due femmine buonissimo erano in questo esempio. server, veramente Bravo. avevo due femmine, Allora, ho detto ieri sera mi ha perché fare il parlato, ho dovuto parlare un pochino duecentesimo con maschio? Facciamo una femmina, ho provato, mi è piaciuto cazzo. e adesso Perché continuo a non farlo mi perché non ricordo c'è il da nome di mio dormire. David? Non mi ricordo David? il nome di mio Sì. fratello, cazzo. Capito? Sì, sai E The Flame. era molto preoccupato. Perché ha detto che il giornalista ha fatto questa ingiunzione contro papà. E voleva sapere per quale motivo, cosa fosse successo. E io gli ho un po' spiegato la situazione. E poi c'è la storia di Salefino. Comunque, c'è una novità. Ho Cosa? parlato con Orlando e mi ha detto che ha chiarito col giornalista. Ah, davvero? Sì. Ho Cazzo, meno male. appena parlato con Orlando. Ah, ma perché non mi risponde quel André00, grazie per il coglione? follow. E perché mi sa che è appena andato via, perché mi ricordo che prima ha detto va, Palle. devo andare un attimo in camper, un po' riposare e sistemare un po' il camper, quindi è andato Ma via. che palle, una volta che ci sono io che non lo vedo da una settimana. Come lo vedi la settimana? Eh sì, non ci sono molto spesso la mattina, per cui sto facendo fatica a vederlo. Capito, capito. No, è appena andato via, vabbè, ma mi sa che te la sei proprio persa per questi 10 minuti. E vabbè, fa niente. No, a quanto pare sembra aver sistemato col giornalista. Mi ha detto prima, l'ho chiamato, mi fa... Sto andando a fare qualche chiacchiera con il giornalista, un attimo a parlare un po' con lui, per vedere un po' e... Poi è venuto al mojito e fa, se ho chiarito, sembrerebbe che adesso vada a togliere l'ordine restrittivo, sembrerebbe che adesso vada un po' a... Ha capito che magari le sue accuse, le sue cose erano abbastanza infondate, così mi ha detto, Meno male. e poi sembrerebbe che abbia tutto risolto.
Meno male, cazzo. Io se lo so, ho guardato prima di settare la mia live, ho guardato la live di Strash. Te e lui lì con macete e la pistola. Ok, e vabbè, il problema è Salefino a questo punto, allora. E Salefino mi ha detto Orlando che parlando con quello lì, Salefino ha fatto il nome nostro dicendo che siamo una famiglia di criminali e poliziotti corrotti. Ma come? Sì. Ma addirittura? Sì. Ma io ero rimasto che aveva denunciato Orlando per delle No, minacce. ha detto tipo, ha accusato, mi ha detto Orlando che ha accusato tipo Danny e David che sono i corrotti, che noi altri siamo dei criminali. Ma Così ha detto Orlando. quello è scemo. Che secondo me Ma quello sarebbe è completamente matto. fino un po' fuso, perché ho saputo che poi l'hanno anche rapito, Ah sì, siamo dei grandi criminali. Io sono il più grande criminale della città. Vabbè, anche io. Mi hanno arrestato con sei canne. Io l'unica cosa che ho sul mio conto da parte della polizia è una multa per eccesso di velocità, l'unica cosa che ho. No, io addirittura invece sono stato arrestato addirittura due volte. Una perché stavo coltivando i fiori per Grace e avevo ben cinque piante già piantate, mi hanno arrestato. E una perché Danny aveva mal di testa e gli ho dato una canna e mi ha arrestato. Ma come? E sì, aveva mal di testa, poverino. Sono un criminale Spegni il motore della pericolosissimo, macchina, che sennò Anthony. ti si scarica. Vedi di avere molta paura di me. Io sono pericolosissimo. Pericoloso, anche io. Sono una delle Anche più tu eri spietate pericoloso, lo criminali. sapevo già. Cazzo, siamo. Cos'è che adesso una famiglia di criminali? Di criminali e Ah, vabbè, corrotti. che Elisa fosse criminale già lo sapevo. Di Cazzo. criminali e corrotti E addirittura. No, corrotti corrotto pure. non lo so, però criminale lo sapevo. Ah, sì, è vero, io sono corrotto. La polizia mi paga per non rompergli i coglioni. A parte che, raga, di capitato stiamo mancando sentivo l'estate prima. Meglio, meglio. Meglio così. Non ti sei perso molto. Esatto. Abbiamo appena scoperto di essere una famiglia di criminali, solo che non lo sapevamo nemmeno noi, ma che Ah, roba. vabbè. Va Esatto. che bello fare i crimini da poveri e senza saperlo. Niente. Esatto. Beh, poveri Cazzo, non, io poveri non io io. fino a settimana scorsa c'avevo tipo 1.000 dollari in tasca, per cui. Io ho fatto, ho Sì, depositato. Vai, vai. Ciao Eli. Grazie per il follow, Svenki 12. Vieni, dove fai fare ora? Che Boh. fai? Comunque Orlando sa che ho le chiavi e non ce le ha lui. Ma sì, certo, lui non le avrà mai. Ma le vuole, ha detto, Cazzi le suoi. vuole. Va a pagare. Vabbè, comunque, che facciamo? Ho qualcosa con me che mi sta annoiando. Al momento non c'è Sì, nessuno. andiamo a farci un giro. Prova a Vuoi mettere mettere via giù la la macchina. macchina? Andiamo a fare un giro con la mia, con questo. Andiamo Ma è con la a mia che driftare. No, è andiamo a elettrica. driftare. Ma chi se ne frega, elettrica? Andiamo a driftare. Allora la parcheggio da qualche parte. Ora li Sì, lì a accendi. gara centrale, sì. A gara Sì, centrale? no, scusa, sì, con gli scendi. All'aeroporto, dai. Che palle, mi confondo sempre quando è accesa o spenta. Oh cazzo! No, no, non qui, no, 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 no,
E mo che cazzo sistema sto problema che non ci sono staff in game a quest'ora? E che poi so che sta zona qui c'è un falso. Che sto rumore? Che poi so che sta zona qui c'è tipo un falso terreno, tipo così. No, ma qua c'è pure sta cosa. Che sto rumore? Marinotto, grazie per il follow. Che c'è qui sotto che non lo vedo?
Ma che demon, grazie per il follow. Perché continua ad esserci doppia notifica, dimmi, doppio alert. Non la sto capendo io. Willy, lo sento. Willy, allora sono finita sottoterra. Ma come? Sì. Io sono qua all'aeroporto, aspetto qua. Diciamo che la situazione è un po' strana, ecco, dove sono io. Ah, non è... Quindi, il problema è che non è né che sto andando, non è che sto volando nel nulla o cose del genere. Proprio sono ferma, diciamo, in un posto abbastanza strano. Come se fossi... Scendendo dalla macchina, non... No, sono proprio fuori dalla macchina, come se ci fosse qualcosa che mi impedisce di cadere giù. Benissimo, e quindi e non c'è neanche nessuno... Non penso, esatto. Allora mi sa che ti conviene chiudere gli occhi e aspettare, basta. Adesso vedo di cosa risolvere. Va bene, dai, poi richiamami nel caso. Io però non credo... Fatti capire dove cazzo sono, ecco. Sì, va bene. Io non so quanto lungo rimarrò. Sì, va bene, ci sentiamo più tardi, allora. Ciao. Ma che cazzo facciamo? L'admin non c'è in game, quindi... Apro un ticket. Andiamo allo screen. No, io sono nel fa bene. Sloggare e rilogare non ti porta su, non penso. Cioè, perché sono bloccato, vedi, su un terreno qua. C'è un qualcosa qui. Quindi penso di rilogare qui. Ok, sta loggando Ivan. Ho aperto un ticket su Discord. Risolto, arriva Ivan. Mi siamo Willy, aspettami che arrivo subito. Non ci sono neanche medici in game, non penso proprio. Ieri non c'erano, già ieri sera a mezzanotte non c'erano più, quindi... Boh. Madonna, perché sto qua sempre a problemi con le chiamate? Willy? Sei viva. Ho risolto, adesso arriva qualcuno del governo e mi tira su. Ah, ok. Ok, a posto. Ciao. Va bene, ci vediamo là allora. Sì, all'aeroporto di Sandy. Sì, ciao. Perfetto ragazzi, ora arriva la cura. Cosa c'è qua sotto che fa rumore strano? Oddio. Che cazzo è? Che
Che cosa è sta cosa? Oh! Ma... ma... che cosa sono ste cose? Ma è tipo una mappa, eh? Lì che cosa c'è lì? Ma... cioè, raga... ma che cazzo è sta cosa? Ma è tipo enorme. Non l'ho mai vista sta mappa, cioè... tipo da qualche parte non l'ho mai vista, cioè... ma non è in piso sia una casa, cioè, perché è troppo grande per essere una casa. La mia auto... era lì. Eh? La mia auto era lì sotto. Povero Capricorno, questo senza una clip. È ancora lì giù, segnata in mappa. Che macchina, cioè, dove... era palette, la casa? Cioè, la macchina? No, la macchina. È tipo... è tipo un posto macchina assurdo. E mettimi il punto. Non ce l'ho qui le macchine io. Opla. Allora, l'auto è sottoterra, qui. Lì sotto. C'è tipo una... c'è tipo una finta mappa, tipo una ma- c'è una mappa che tipo... lo fa- eccola! Che fa la terreno. Vedi qua c'è la mappa, cos'è che è sta cosa? E niente, si è buggato tutto. E niente. Cos'è sta cosa? Ah, io dovrei averla cancellata. Ma io la vedo ancora qui, tipo il shift. Ecco, la vedo ancora io. Ecco, salta sopra la macchina. Penso che hai cancellato la tua. Salta qui sopra. Dov'è? Salta sopra il shift E per spingere il veicolo. Non c'è, non la vedo. Io la vedo ancora. Guarda, se niente, è buggata. La vedi in mappa pure? Sì. Salici sopra. No, è tipo, tipo una finta macchina, tipo come quelle nei PC buggate che rimane a metà. Rilogo, quindi? Sì, ti porto in piazza centrale. No, c'è la casa, c'è la macchina, c'è la Paleto, le macchine. La casa mia. Dietro l'ospedale di Paleto. Te porto a Paleto. Dietro l'ospedale di Paleto, sì. E niente ragazzi, risolto il problema, adesso mi tippa Paleto. Eccola qua. Grazie mille. Ciao. Ciao. Povka unikovna. Un attimo che si salvi il fatto che io sono qui e non lì. Ah, aspetta l'esperto del GPS. Sì, funziona. Riesco a tirarla fuori, dai. È rotta, sarà rotta, lo paga il meccanico, però vabbè, funziona. Questo uomo non risponde mai al cellulare quando lo chiamo. Willy? Ciao Lisa. C'è stato un piccolo problema di percorso? Di nuovo?
Sì, però adesso sto tornando. No, sto tornando ora. Diciamo che, sono dovuto tornare a Palito a prendere la macchina, perché l'altra ha avuto dei problemini di percorso, ecco. Ok. Oh, sono in autostrada, tra poco arrivo. Va bene, sì, ciao. Ciao Makuyasha, grazie. Buongiorno anche a te, sono tornato, finalmente. Dopo 11-15 giorni sono tornato. E speriamo di non cadere di nuovo sotto mappa. Ok, bene, mi fermo perché questo tunnel non l'ho ancora caricato. Perfetto. E che dopo che sto online per tanto tempo, io sono online già da 90, da 100 minuti, no? Sono nel gioco ormai da 100 minuti. E tipo dopo che gioco tanto inizia un po' a dare i problemini, un po'. Penso alla scheda video, penso devo riabbassare la. Penso che devo abbassare di nuovo la qualità dei riflessi, tipo. Vedete che la macchina riflette un po', no? È un po' lucida la macchina. Tutta bella lucida che riflette le luci. Prima non ce l'avevo e non avevo questi problemi qua. Da quando ho messo sta cosa è stata a darmi problemi in continuazione, quindi. Dopo abbasso di nuovo la qualità. Stamattina ero on per farmare un po' che Gennaro era grossista. Se no non ci sto dietro finché riesco. In che senso? In che senso? Ah sì, pacchi pregiati, sì, devi fare la legna, carbone, poi devi prendere il pesce dai pescatori. E poi ne fanno tantissimi loro, tipo cioè, hanno bisogno di tipo 3-3-3 per fare un pacco, cioè roba. O tipo 1-2-3, 1-1-1 per fare un pacco, non mi ricordo com'era l'anno. Come cazzo, chi cazzo... Elisa c'ha mille problemi oggi. Sì, ma chi le ha dato la patente? Se smettessi di suonare... No! Bravissimo! Ma perché? Ma perché? Ma è stato malissimo! Sì, ma come è stato possibile che era 20.000 metri da me? Adesso fai, fai un sacco di soldi con Gennaro. Se dichiaro la colpa, è sua. Vecchio! Ma basta, oggi non ho più quel vestito brutto, orribile! Vabbè, Willy, andiamo a fare un giretto, sì. E abbandoniamo questo vecchio. Andiamo qui. A Tequila a berci qualcosa, dai. Sì, dai, vai, abbandoniamo. Vieni il vecchio. Vieni anche tu, nonno. Vieni anche tu, vecchio. Nonno. Per poi arriverà la macchina che ti piace. Cosa? No! Cosa? Ci senti? Guarda come scappa. Guardalo, guardalo. Cazzo che tronca che mi ha dato. Che miseria, c'è un po' di erbetta per curarti. E me lo auguro. Forse il tequila ce n'è un po'. Forse Scala te ne ha preso un po' da Dre. Quando arriverà l'asta tua, che so che in RP so che c'è OC o in RP, non mi ricordo. Ah, però in realtà quella del tequila non so se la posso prendere. So che ti piace una macchina. E vuoi prenderti la macchina all'asta? Quella del tequila non so se la posso prendere in realtà. Boh. In che senso? Minchia, ma fu venuto benissimo. Cioè, veramente io mi sono divertito un sacco, cioè. Mi sono veramente divertito un sacco a fare il film. Cioè, è stato bellissimo, è stato. Cioè, tipo. Non so, che cazzo ti ricavi da fare un film con delle persone nelle pighe? Bellissimo. Non mi ha detto tutto allora. Chi? Il David. Forse no. Stasera dobbiamo fare una riunione di famiglia, è importante. Tutti quanti. Bisogna avviso.
L'ho visto tu, suda freddo, slash mi studa, suda, suda, così. Quando drifta sta macchina? E Tanto. come fai a tenerla? E sono bravo, io sono un pilota provvisto. Beh, diciamo che ci sei fatto un po' le Eh sì, anche. Vedi. mani, eh. E il palo! Prendi il dettagli. I pali si sfruttano con questa macchina. Ah, ok. Devi imparare a conoscere i pali, sfruttarli e Esatto, devo farli chiedere tuoi. se ci montano, ci montano il proietto, cioè ci montano lo script di vedere i video di YouTube su GTA, che c'era quello script, Palo. mi ricordo, una volta l'avevano messo. E soprattutto devi diventare molto amico dei... come si chiamano? Dei cazzo di cose. Dei? Dei meccanici. Ah, Cazzo, mi sa che mi toccherà comprarmi un magazzino piccolino, sai? Dove? E non lo so, se c'è magari quello a nord. Mi sa che proprio sono finiti, Ho fatto le vendite qualche giorno fa e basta. Ti Ah, e vabbè, ma magari se qualcuno che se ne ha uno piccolo se ne libera, no? dico, uno di Steve, uno è mio e uno di Zopito, non penso si liberano mai. Ah, ok, quelli piccoli. Ok. Sì. Perché ho sentito Giove prima, mi sono fatto il diletto di portarmi 50 di glutammato. E ti fai 150 birre, ti fai. Eh sì. Analcoliche. No, non glutammato, scusami, quell'altro, Etanolo. etanolo. Sì. E poi devo procurarmi solo guardare se l'acqua o le E acqua distillata. alghe. Cazzo, saperlo prima mi facevo una mega scorta, gliel'ho detto da Scarlett. Vuoi, ti serve dell'acqua? No, no, no. Allora, ecco qua, birra chiara, acqua e acqua, ok, birra scura, acqua, va bene. Adesso devo trovarmi qualcheduno. Sì. Troverai qualcuno che ti fa qualcosa, tanto ce ne sono tanti di pescatori. Ma poi di qualità bassa, ma se fai qualche annuncio. Sarebbe bello veramente, Marco, vedere se E ce la no, fa la prendo Cina. quella di qualità media e me la fa Scarlett, me la lavora Scarlett. Ah, va bene. Perché se io capisco io dovrei far lavorare anche Cosoli, come si chiama, Gennaro. Ma adesso bisogna fatturare per un paio di settimane e poi dopo chi se ne fonte. Ma fai Poi lavorare tanto Gennaro, quando... ho capito, ma il giorno che... se lui mi porta un qualcosa che mi fa guadagnare di meno, adesso bisogna guadagnare e mi dispiace per Gennaro. Poi appena prendiamo lo smocco lo faccio lavorare quanto gli pare. Va bene, va bene. Per come c'ho in testa io lo smoke, Gennaro può lavorare benissimo. Sarà più che contento. Cioè. Beh, vuoi una birretta? Te Dai, la una offro io. chiara, dai. Un bel economico di schifo da un sacco di tempo, mamma mia. Ecco qua. Oggi l'economia fa proprio schifo, Sì, fa, non mamma l'ho mia. neanche guardato. Aspetta, che fa scambio scura 97. Vedo con È 97. appena cambiata? E metà 10 minuti fa circa. Ce la passiamo secondo te? 5 minuti fa. Cambia i 57, 58. 7 minuti abbiamo. Ce la fai secondo te? Non ci sono tantissimi contadini, pescatori, operai, eh. Non lo so, Ovviamente. proviamo. Proviamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Ma forse ti stro... No! Si era incazzato? Ma non lo so, si è messo a blaterare qualcosa. Quanti player ci sono? 11 player. Devo procurarmi qualcosa tipo tirapugni. Perché con la massa, con quello nel corridoio è scomodissima. Cosa fa del corridoio? Sì, c'è quello che si infila dietro il bancone, è Sì. scomodissima, si continua a prendere dentro tutte quante le altre cose. E usi oltre la pugna e il coltello. Il coltello non mi piace, mi sembra un po' troppo, dai. La coltellata in pancia è un po' tantino. Vabbè, dipende. Sembri aggressivo.
così ho finito le mie vendite per la giornata. Minchia, io online. Posso vendere 100 birre al giorno. Non la trovo, non la trovo da settimana, è online, minchia. Se ne fate guardare il costo dell'edificio dietro alla Pacific Bank. Bank. Quante birre hai da vendere in totale? 41. No, in totale 100. Al giorno? Adesso ne ho preso 40, sì. Allora, i tool? Sì. 100 al giorno lo tool? Sì, dai, sono state 5 dipendenti, 4 dipendenti, sono 400 birre lo tool al giorno e tutto il resto è in giro le persone, no? Credo che metà, sì, credo che metà devo darla a lei. Sì, è 50% lo tool, invece devi pagare il 30% se le vendi le persone. Ah sì, ah, quel sì. Non me l'ha detto. Minchia, sono 11 player e c'è online l'avvocato, ma che cazzo? Oh, c'è l'avvocato in città adesso. Come c'è l'avvocato in città? A quest'ora, sì, da Elena. A quest'ora. Ancora. Cazzo, Elena, l'altra volta mi è costata tantissimo e basta. Non ha fatto un cazzo. L'autoscuola che c'è dietro la Pacific Bank. Volevo comprarci quell'edificio lì. Io e Scarlett. E la serie del... Sì. La usata come sede per la Santo Security Agency. In pratica è molto bella come edificio, cioè... Ma qui fanno tante rapine, Dipende dai giorni, dai periodi. Diciamo, l'unica rapina che mi hanno fatto a me è stata di $13,000. Cazzo. Peccato che però ho solo 4 dipendenti nell'agenzia di sicurezza. Vorrei avere più dipendenti, sarebbe più figo. Cioè, invece non c'è nessuno che vuole fare l'agente di sicurezza, che cazzo. Cazzo, ho $67,000, non ne ho praticamente mai avuto in vita mia. Sempre se il costo è ragionevole. Cosa? Cosa, scusami, Willy? Ho $77,000 in banca che non li ho praticamente mai avuti in vita mia. Vabbè, è vero che ti fanno un po' di soldi, ti fanno un po' di soldi. L'unica rapina che mi hanno fatto, come ti ho detto, è stata solo $13,000 quello di Tool, me l'hanno rapinato. Che mangi? Un pesce che mi ha lasciato ieri sera, è un po' freddo però vabbè. Ok, andiamo. Andiamo, passiamo a, aspettiamo un attimo i cambi di economia. Intanto veniamo a depositare e poi magari saliamo sul monito. Io ti accompagno a casa perché devo andare alla porta media all'aeroporto di Sandy. Cioè inserire e fare tipo l'agenzia del lavoro. Come vedo c'è un po' di impegni. Fare tipo la... adesso scrivo tutti quanti i fratelli che stasera facciamo alle 10, facciamo riunione. Che... Oggi pomeriggio? No, stasera direi. Stasera? Sì. Sì, sì. Può stare. Ah no, aspetta, stasera... Stasera c'è... Cos'è? Stasera ci dovrebbe essere un processo, se non sbaglio. Ah cazzo, è vero. E anche la festa del mezzonette, credo. Anche la cosa mezzonette, è vero. Stasera forse porto cibo... Forse devi partire di andare a lavorare a mezzonette tu, eh. Io non so se ci sono stasera, mi è venuto sto dubbio adesso.
dormi. E fare tipo un orientamento al lavoro, come si chiama? L'agenzia del lavoro, per trovare lavoro per le persone, l'agenzia di collocamento. Ma sarebbe figo da fare per nuove arrivate, segnare il lavoro, ma ragazzi, cioè, ci vuole troppo, cioè se io mi ci metto, ok? Passiamo anche per la sala della riunione, vedo sto pomeriggio di capire che cazzo sarà di me questa sera, poi tu senti su Lifebook un po' tutti, ok? Eh sì, poi scrivo tutti quanti. Tu informati un attimo, tu informati se ci sei. Tu dici che meglio scrivo su Lifebook, non per SMS? Lifebook e SMS, sì, entrambi, okay. Fai entrambi. Tanto okay. Arrivano entrambi, quindi. Sì, sì, va bene. Mi raccomando, ci vediamo stasera, allora, ciao. Ok, ciao. Cioè io, come hai visto Marco, io su Lifebook ho fatto il gruppo, quello, il gruppo Lifebook in cui spero che lo... Oh, madonna. Zio 692, grazie per il follow. In cui spero che entreranno più persone possibili in quel gruppo lì di Lifebook, perché così lì voglio fare questo censimento. In pratica voglio in modo che la gente entri nel gruppo di Facebook, cioè di Lifebook. Dove... Sì, ma il problema è che non, come cazzo pubblicizzo quel gruppo? Cioè, devo trovare un modo per pubblicizzare. Se tu tramite Lifebook riesci a farmi sto favore di poter, diciamo... cioè, sarebbe bello che te ne parlerò in RP poi anche, cioè... Cappio, tanto grazie per il follow. Cioè, sarebbe comodo il fatto che... sì, ti pago il VIP, però pubblicizzare un gruppo... questo è il problema. Al massimo dopo ti parlerò. Sì, il VIP, adesso vedo. In RP ti parlerò, poi ti chiederò, perché vorrei cercare un modo per poter, diciamo, creare tramite Lifebook, cioè, creare un tipo un censimento di tutti i lavoratori. Oh, ti piace la griglia a 92, buono, andiamo al magazzino. Cioè, creare un censimento tramite Lifebook. E tipo, in modo che la gente entri in quel gruppo di Lifebook, scriva il loro nome, cognome, tutti i dati, nome, cognome, numero di telefono. Numero di telefono era stato... Tarco! Ai. Che cazzo, quello stronzo di merda. Semplicemente sponsorizzi il post e compare all'azione... ma solamente ai miei amici, non compare a tutti. Il server, cioè a tutti gli utenti di Lifebook, o compare a tutti gli utenti di Lifebook quel messaggio lì. Interessante. Allora paghiamo sto VIP, però cioè io persona pago il VIP per sponsorizzare sta cosa che serve per tutti. A sto punto magari parlo con tutti i business, questo è il fatto. Capi, ma da tipo un anno è passato che non ci sentiamo, tipo giugno 2019. Non ricordo, tipo giugno 2019 era che non ci siamo più, si è andato via. Giugno e luglio. Quanto tempo? Un anno quasi è passato, anche di più. Quando è che torni, capi? Torna. 139. No, cazzo, ho sbagliato, Dio mio. Torna su Los Santos, rifai la whitelist se non ce l'hai più. Ma teoricamente dovresti avercela, cioè se hai la tag whitelist su Discord, però dovresti rifarlo scritto all'orale, non mi ricordo. Che faccio di bello? Io sono titolare del Mojito Inn e ora vado a vendere un po' lo Etul. Cioè il fatto sta che tipo, allora, che cioè io Marco vorrei fare in modo per aiutare tutti i business, tutti i grossisti a trovare più facilmente i lavoratori, no? Perché qui i contadini, i pescatori, operai, o li conosci o non ci fai un cazzo, perché se fai gli annunci forse ti chiamano ma devono essere online. Quindi a questo punto volevo usare Lifebook come tramite per fare questo censimento, cioè ma però la cosa che non voglio è che tipo, perché devo pagare io Lisa Smith per tutti i business e i grossisti, cioè per aiutare loro anche. Non mi ispira molto. I minatori, i capi ci sono ancora, ma non si chiamano più minatori, ma sono operai. Si chiamano operai e fanno carbone, ferro e legno.
Poi ci sono i contadini che fanno carne, frumento e frutta, e i pescatori che fanno pesce, alghe e acqua distillata. Questi sono i lavori. E poi ci sono tutti i business che sono... adesso ti faccio vedere qualcosa. I business sono... I business sono... Mappa. Mojito Inn. Palestra Easy Fit. Aeroporto McKenzie. Yellow Jack. Go Postal. Tequila La. Burger Shot. Smoke on the Water. Concessionario PDM. Vanilla Unicorn. E concessionario SMM che è quassù. Ci sono tanti business. Poi ci sono tanti business in RP, ovvero c'è tipo un locale qua che ora è chiuso. Però tipo c'è un localino qui, tipo sull'autostrada, tipo qua, questa altezza qua circa. Poi hanno aperto un locale qua giù al molo. Hanno aperto un po' di locali, il comedy. Ci sono un bel po' di cose. Poi c'è l'autoscuola che è nuova, però non la usano mai. Poi ce l'hanno messo l'entrata all'arena, la mappa dell'arena. Ora i magazzini sono tutti qua giù. La zona dei sequestri è cambiata ed è qua. Ci sono i grossisti. I grossisti ora creano i materiali per i business. Ovvero loro cosa fanno? Loro in pratica producono materiale. Tipo il business ha bisogno di glutammato o etanolo per produrre i propri prodotti, no? Io ho bisogno di glutammato e quindi ogni giorno ordino glutammato ai grossisti. 300 pezzi, quindi loro cosa devono fare? Comprare alghe, comprare frutta. Producono il glutammato, me lo portano a me e lo pago io. E questo fa il lavoro dei grossisti. Poi c'è il Maisonette, che è la discoteca. Poi c'è il casino qua, c'è tipo il Jolly Clubhouse, dove si gioca a blackjack. Poi hanno messo la Warzone qui, hanno messo tipo una zona in cui ci sono tipo si può giocare a paintball. Qui tipo hanno fatto tipo un grandissimo muro qua, che è tipo un'arena in cui la gente entra e spara. Poi lo E-Tool qui si vende per i business, qui vendono i pescatori, contadini e minatori, e qui vendono i grossisti pacchi. Ci sono una sceriferia Sandy, una sceriferia Paleto e una sceriferia Downtown. Ci sono altre centrali di polizia, una qui, una qui, una qui e una qui. Ci sono due concessionari, una Downtown con la Paletto. C'è il concessionario di lusso dove fanno le Astre e le Acuto, il negozio di dove si comprano i cellulari e le radio, il discount qua, vabbè, è sempre stato qui. Poi cos'altro c'è? Ecco, qui giù c'è la serie dei grossisti, il concessionario di bar che c'è ora. Hanno spostato l'armeria, è vero, qua giù l'hanno spostata. Qua giù e non più vicino al concessionario. C'è l'agenzia immobiliare. Sì, pure le barche vendono. Io... Ah, la Weather News ha un suo edificio, qui proprio tutta la mappa della Weather News c'è. Poi cos'altro hanno aggiunto? Vediamo un po'. C'è il tribunale con la mappa. Un ospedale enorme qui. Ah, non più ospedale, un ospedale a Downtown, un ospedale a Sandy Shores, quello qua, un attimo che lo trovo, che è qui, e un ospedale a Paleto Bay. C'è molte cose, hanno aggiunto veramente tante tante cose. L'autodromo, è vero, qua ci hanno messo tutta la mappa del per far gareggiare, fare le gare. Poi cos'altro hanno aggiunto? La canottola non ci sei più, lo psicologo, il cimitero. La chiesa che qui però non è segnata in mappa, la chiesa che è tipo qui, la chiesa è tipo qui, non mi ricordo, questa zona qui c'è una chiesa enorme, bellissima. Un sacco di edifici comprabili in RP, tipo delle mappe in giro sparse per tutta l'isola. Tante sto vendendo. Veramente abbiamo fatto tantissime cose, l'aeroporto di Sandy ora... Diciamo tipo una mini mappa qua dove potete fare l'ufficio delle cose.
Veramente molte cose hanno aggiunto, veramente molte cose. Hanno messo di nuovo la mappa qua su ora. Poi non saprei, boh, negozi di maschere sempre qui. Qua hanno messo un ristorante sul coso. Sì, hanno messo un sacco di cose. Veramente c'è sempre il centro dei lavori qua. Non ha saltato nulla. E sono i codici postali. Ora diciamo che chi gioca in questo server. Ah, poi c'è l'università. Giocherà. Che bello Buongiorno, unicorno! grazie, non sono molto felice, almeno di corno. Come va qui? Tutto tranquillo? Tranquillo, sì, certo che tutto tranquillissimo, ovvio, Ottimo. ovvio. Si lavora sempre, si produce, si fattura. Certo, si lavora, si fatica per i soldi e per la banca. Buona giornata. Sì, posto, arrivederci. Forse metteranno il market a paleto, forse spero. Ah, speriamo che metteranno il market a paleto perché il market più vicino di... c'è il market più vicino, è quassù. Manca proprio, cioè ormai paleto è diventato ceti di capi. Ora tipo mi ricordo che una volta il server si sviluppava tutto qua, cioè in città. Ora paleto, Sandy Shores, paleto, cioè si riempie un sacco di gente, cioè è stato molto... Sceriffi sono morti già, mamma mia. No, veramente ti dico, capi, cambiate molte cose, hanno aggiunto un sacco di cose. Hanno tolto però tutte le macchine moddate, quello un po' mi è dispiaciuto perché mi piacevano. Però hanno tolto tutte, hanno messo, cioè, hanno messo un sacco di mappe veramente molto belle, che tipo in RP devi chiamare l'avvocato. L'avvocato ti dice, tipo guarda, tipo con l'avvocato stavo parlando, l'avvocato ti dice quanto costa... Quanto costa l'edificio e tu vai a comprarlo con l'avvocato, il contratto, con la polizia. Poi hanno messo il tablet questo qui con i social network, con il tuo lifebook che è tipo Facebook ma è nel gioco. Tipo è bellissimo. Ah, hanno messo pure, c'è pure la sede lifebook anche in RP, c'è proprio Zack, tipo, ma qui Asha che è qui live con me in chat ora. Lui lavora da lifebook e... Lui lavora per lifebook e è alla sede, proprio c'è la sede della lifebook. In città. Tante cose, capi, tante cose. Guarda, veramente se torni ti diverti. Poi hanno messo questo cellulare nuovo con dov'è, Twitter che non si usa mai, cioè non capisco, non usa mai. Zack Pierce. Usa lifebook, Twitter è morto. Il registro chiamate. Poi nelle applicazioni c'è la banca, la borsa che guardavo io prima, dove vedi i prezzi delle cose, eccetera, eccetera. Tipo Zack che dice usa lifebook, il mio lifebook. Vabbè, che tanti player cosa dicono, cosa pensano, no? Vengono dai server in cui esiste solo il Twitter, perché siamo l'unico server ad avere lifebook noi, cioè siamo l'unico server, forse siamo in due server ad avere un social network. Oh, benzinaio, Dio mio quanto li odio, benzinai che sono buggati, non funzionano all'inizio. Sì, vabbè, ma quella sono presa un po' come incarico CR, penso perché rimaneva in mano a Panari e andava a morire l'iPhone. Sì, in effetti, è qui, è vero. Ciao, sono nuovo, saluto da Ride di Strascia. Ciao Francesco Montagnin. Montagnin, sì, giusto. Benvenuto, benvenuto. Comunque, capi, prova a rifare la whitelist se vuoi, se ti interessa e torna a giocare perché qua ti diverti sicuramente, ora ci sono molte più cose.
Francesco, ok, meglio Francesco allora. Così mi semplifichi un po' tutto. Boh, io nel dubbio mi prendo altri 111 e prendiamo tutti e andiamo. Anche se ho tipo 4-5 minuti per andare lì a vendere, però devo svuotare i magazzini, cioè tipo non riesco a prendere il carico del glutammato oggi se non vendo un po' di roba. Come mai continuano a farmi failure P? In che senso? Che è successo? Dove fanno le capriole? Che è successo? Non sto capendo. Tu giochi su questo server o giochi su altri server? Vieni qua. Gioca qui e vedrai che qua non fanno failure P così, cioè, quindi veramente ti dico, allora ci si diverte, si scherza, si diverte, tutto, ma ti dico, lo staff quando deve essere severo su certe cose è severo, cioè, se fai un errore su questo server, se fai uno sgarro ti prendi il ban o richiamo, cioè non esiste che se fai un errore ti graziano, non fanno nulla, cioè qui... O rispetti il regolamento, sei fuori, cioè non si fa RP cazzate, cioè si va proprio RP serio qui. Comunque capi, mi dicevi cosa sono tutti i numeri sulla mappa? Sono i codici postali. E che in pratica qua sul server sullo server quando giochi sul server consigliano allo staff di scaricarti sta mappa per facilitare le comunicazioni con le altre persone, tipo si fa un raduno di macchine al 2001, che è una mappa. Maku Yashi, hanno aggiunto una mappa qui, ho visto adesso. Qualche giorno fa sono passato e hanno messo la mappa qui. A moto, ho messo il raduno dei motociclisti. Al 2001. Poi c'è la casa presidenziale, capi che non sapevi, forse. No, l'ho scoperto. L'ho scoperto proprio qualche giorno fa che stavo passando lì a caso. Ciao Totò! Sono andata stavolta? No. Vabbè, un po' di soldi. Totò, vieni qui. No, devo andare a vendere la frutta. Vai. Quattro tastiere buttate nel cesso a 400 euro l'una. Azzarola! Proprio buttare via soldi, cioè... Quando si dice che i soldi ce ne sono troppi. In RP poi devo andare su a visitare la mappa ancora della baita in montagna, che ho saputo vedendo i selfie su Lifebook che bello che Totò si è ripreso dalla depressione. Sì, finalmente, guarda, veramente Totò me l'ho raccontato in RP che era depresso. Si è da un po' che non entra nel server. Vieni qui, fai la whitelist su questo server. Vieni su questo server qua, entra sul Discord dello Santos Life Italia, che lo vedi qua su, entra nel sito www.losantoslifeitalia.it, vedi il sito qua su in alto a sinistra, trovi il link del Discord, fai la whitelist e vieni a giocare qui. Tipo ora ci sono i colloqui whitelist aperti, quindi c'è un po' da... Ora stanno facendo i colloqui whitelist orali. Ora siamo sempre meno player, no? 13 player, dai, ci sta.
Vi ricordo che se volete entrare nel mio Discord, fate punto esclamativo Discord per entrarci. Oppure seguitemi sul canale YouTube, punto esclamativo YT, per vedere le repliche e tutte le live che faccio su altri giochi e su GTA. Ogni volta che faccio una live su GTA o su un altro gioco, la ricarico su YouTube per fare le repliche, per far vedere la gente che magari si è perso gli altri VOD, magari dato che dopo un po' spariscono, diciamo, le live su Twitch, si vuole rivedersele tutte, magari gli altri wipe, può andare sempre su YouTube. Cosa fare? Punto esclamativo comandi e vedete tutti i comandi che ci sono. Oh, guarda che chiusa la casa mia. Andiamo a vedere un po' live perché ho un po' di notifiche. Allora, qua. Import-export Mercury. Oddio, ho cambiato pagina live. Speriamo che con Giove sia, diciamo, meglio. No, non ho le emoji purtroppo. Io non. Ancora non ho fatto tutto, cioè, ti dico. Oddio, un attimo. Bersaglia 45, piena di carne a 40, sto cazzo, via, 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 scappiamo. Comunque, voglio dire, no, ancora non ho fatto le emoji del canale, devo ancora farne, farò una, due, adesso vedo. C'è un mio amico che fa le cose grafiche. Devo trovare qualcuno che mi faccia questo favore di farmele. C'è un mio amico che me le potrebbe fare, ma si dimentica sempre. No, guarda, Francesco, c'erano già 3-4 di mod, quindi non ho bisogno, ti ringrazio. Se vedrò che sei molto presente nelle live. Se vedrò che sei molto presente nelle live e aiuti, diciamo. Magari un giorno, vediamo, se ci vedo qualcuno che è molto presente. Adesso becco Diego Fier che è dietro un albero a fare il controllo della velocità, guarda quantomeno. Comunque per me cambia tipo 17-18 cambia, quindi lo so per più tardi. Oddio, oddio, no! Vabbè, tanto qui risalgo ora. Perfetto. Come se non fosse successo nulla. Guarda, Macue, guarda, vedi? Perché c'è la grafica, la qualità della grafica troppo alta. Appena squitto perché guarda, faccio bene impostazioni. Grafica. Allora, qualità shader alta. Qualità riflessi alta. Quindi adesso metterò la shader normale. Ma vedi, beh, mi piace vedere i riflessi sulle macchine. Tipo, se non avessi i riflessi alti. Non vedrei i riflessi sulle macchine, tipo così la vedrei un po' più opaca, è brutto, non mi piace. La proverò a 30k ho fatto, di mortacci. Proverò a abbassare la shader e non i riflessi, perché i riflessi mi piacciono. Però abbassare la shader, questa shader.
8. Andare a mettere tutte queste cose qui nel magazzino ora. Chiavi Villa, chiavi Pearls. Andare a mettere via la roba nel magazzino. Devo fare spazio per ritirare il carico dei grossisti e poi devo ritirare il carico dei pescatori, del pescatore, del contadino. Insettamento 14 secondi. No. Già, ero pieno, quindi sì, devo fare pulizia, devo andare a vendere il più possibile, perché allora, io ho fatto oggi, ho tenuto aperto il monitor tutta la mattina. I player, porca miseria, non sono venuti e allora io devo vendere per forza le tool, cioè io ci sto provando. Poi stasera magari nei prossimi giorni farò una riapertura al Pearl, tipo una serata cena al Pearl, e speriamo che i player vogliano fare RP e non vogliano fare i CP da qualche parte. Speriamo che i player vogliano venire a fare un po' di RP al Pearl, io spero, perché sennò boh, cioè, più che altro ci provo a fare RP, a invitare la gente a venire, a aprire i locali, ma se i player non condividono, cioè l'impegno ci deve essere da ambe le parti, cioè da me che sono il titolare di business e dei player cioè ci deve essere anche collaborazione dei player che vengono, né, che se no un po' perdi la voglia di farle, cioè capisci? Quando? Boh, penso sabato farò una riapertura del Pearl, cioè faccio una serata di Apple in cui tipo la riapertura del mojito dopo questi 15 giorni di inattività. Riapriamo il Pearl, magari facciamo una serata. Magari con qualcuno che mette un po' di musica. Chiamo Bioz OC, cioè Dominic Bishop, che mette un po' di musica lì al Pearl. Facciamo un po' di magari chi vuole cenare a silenzio dentro e chi invece vuole ballare o ascoltare un po' di musica sta fuori con Dominic Bishop, che Dominic che mette un po' di musica. Infatti questo weekend pensavo di fare sta cosa, quindi penso che adesso oggi preparo, diciamo, l'annuncio da fare sul Lifebook, vedo un po' gli eventi che ci sono. Domani non ci dovrebbe essere proprio nulla in previsione. Ciao Crelia, rieccoti. Stasera, anche prima, log di pomeriggio sera presto, prima serata, il log di prima serata e ti assumo. Sei tu che ti devi fare vedere, mica io che ti devo cercare. Devi logare. Oh, tra poco arrivo a livello 41 di esperienza nel settore. Speriamo, se no ti imbottisci di farmaci pure oggi.
Io ho iniziato ad avere i problemi di caduta sotto mappa, di che ho iniziato a cadere sotto mappa quando hanno messo sta il tempo variabile in base alle zone. Che tipo, ci vuole un sacco di tempo che carichi, cambia il tempo, poi ci sono queste pozzanghere. Io ho notato che le pozzanghere su GTA pesano veramente un fottio, pesano, eh. Cioè, tipo, a livello grafico sono tanta roba le pozzanghere, ti danno molto peso grafico. Cioè, potrebbero mettere un bel... Voilà. Potrebbe avere una bella mappa qui dentro dove c'è sto ragazzetto. Cioè, ci sono già gli interni, vedi? Ma sarebbe metterci il pavimento, solo che cadi nel vuoto. Ma sarebbe metterci il pavimento e di aprire le porte, mettere la mappa qui. E così come ho fatto con il negozietto lì a posto, così se qualcuno vuole sandwich e cose del genere, se vuole comprare qualcosa di... A sinistra del Willis, e dove? Non l'ho visto. Ah, io ho messo 140 pezzi di pesce. Quindi meno 140, devo portare 110 pezzi di pesce. Devo anche rilassarmi, quindi 1, 2, 3, vado quanto poco rilassano queste bistecche. 5, 6, 7, 8, tra poco mi cago addosso, quindi mi fermo. 'Sempre su questa strada qui, guarda a sinistra, vediamo. Dici di là? Verso l'ospedale? Di qua? Ah, verso fuori parete. Ah, qua dentro al Willis ci sta, sì, anche tipo un discount dovrebbero mettere, cioè. Però tipo l'hai fatta tu la proposta? Sto per pittare. Ah, se ne parlava oggi. Ci starebbe. Perché il negozio vicino è qua giù, qua su, cioè è un po' lontanuno, un po' lontanino, ecco. Dieci, perfetto, pieno. Ok.
Quanto sto correndo avanti e indietro, mamma mia. Vedi come c'è a piovere qui. Ma è da tanto che non vedo il meteo della Weather News, cioè ci sono tipo 80 giornalisti nel server e tipo nessuno che dà le notizie del meteo. Devo scrivere alla pagina di Weather News, informateci sul meteo. Che cazzo faceva lo sceriffo di fermo? Guarda, vedete tutto col camion nello specchietto. Allora, aspetta un attimo, c'è tanta gente dove sono, in stanza mia. Mamma, quanto casino. Sono i colloqui guai, li sta aperti in questo momento, ci sono anche 4-5 persone in attesa. Mi fa piacere che ci siano sempre nuovi cambi di persone, nuove persone, ecco. Un po' qua, vediamo se arriva qualcuno. Al massimo se cambia l'economia andiamo a venderlo i tool, perché devo svuotare assolutamente il magazzino. Cambia ora l'economia, vediamo se sale magari la carne. Mi ricordo di entrare nel mio Discord. Se non siete ancora entrati, entrate nel Discord, lì avete le notifiche live, magari ci sarò io.
Ciao Totò. Ciao Totò, benvenuto in live, perché oggi non sei ancora venuto, forse sì, sei passato, ma non mi hai salutato. Va bene, Makuya, ci vediamo. Grazie. Grazie per essere stato qui con me, avermi fatto compagnia. Minte, ma si danno 73 e 73. Proprio si mettono d'accordo per rompermi i coglioni, eh. Ma dai, ora te, Dio mio. Vabbè, mi sa che finisco qua anche la live a questo punto. E tanto andrò anch'io a cena, pranzo tra poco. Oddio, vabbè. Vabbè, io non faccio nulla sta cosa qua. Comunque, raga, io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ringrazio tanto. Io vi ricordo di fare punto esclamativo comandi. Punto esclamativo YT per vedere, iscrivervi al canale YouTube e vedere le repliche. Punto esclamativo Discord. Sì, che bello. Scrivo Discord per unirvi al mio Discord, al mio Discord se volete stare tanto a parlare con me o altro. Vi ringrazio per essere qui con me, non c'è nessuno qui fare raid o host perché non c'è nessuno. Barbongino, ciao, giorno, sto appena chiudendo la live. Vi ringrazio tanto per essere qui con me e sì, sto staccando, Gino. Sei tardi, sei arrivato. Azzarola. Sono live da 2 ore e 1/4, 2 ore e 15 sono in live. Va bene allora a tutti, ragazzi. Vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo. Non so se faccio una live più tardi o domani. Comunque, in caso lo volete sapere, sempre se trovate le notifiche oppure se vi iscrivete al mio canale Discord, se entrate nel mio Discord. Vedete le notifiche pure lì. Vi saluto e ciao a tutti.